Buongiorno a tutti, benvenuti in Bicocca per chi non c'è mai stato e benvenuti anche a quelli che ci sono a casa. Scusa, mi tolgo la mascherina che giustamente stando qui al podio posso anche toglierla. Allora, io sono Paolo Napoletano, sono un professore di informatica della Bicocca e farò da chair per l'evento di oggi di presentazione. Vi illustro per un attimo il piano dell'evento. Inizieremo con una presentazione del professor Piuri sull'introduzione all'intelligenza artificiale, poi passeremo ad un'illustrazione da parte della collega Causin sul percorso di studi, quindi andremo un po' più nel dettaglio, poi passeremo a un'altra presentazione della collega Castiglioni che ci presenterà invece l'impatto che ha l'intelligenza artificiale sul mercato e sulla nostra vita, per poi concludere con un intervento dell'area amministrativa con la dottoressa Ferri che ci illustrerà invece gli aspetti un po' più tecnici per l'ingresso a questo corso di laurea. Per quanto riguarda le domande, per cortesia conservatele, quindi prendete nota, perché le faremo tutte alla fine degli interventi. Ci sarà una sezione di question answering a cui dedicheremo un po' di tempo, per cui ci sarà tempo per dare risposta ovviamente a tutti i vostri dubbi e le vostre domande, quindi abbiate pazienza, per cui prenderete nota nel frattempo. Intanto quindi introduco il professor Piuri che ci appunto parlerà dell'intelligenza artificiale. Grazie. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua con voi oggi e iniziare a vedere insieme di che cosa andremo a parlare in questo corso di laurea magistrale e cercare di capire dove andremo a finire una volta finito il corso come tipo di opportunità di lavoro. Ce ne sono infinite, ma andiamo con ordine. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale? Probabilmente molti di voi hanno già sentito questo termine, se no non sareste qui, chiaramente. Avete magari già avuto un'idea di che cosa si può fare con l'intelligenza artificiale, perché i giornali, le televisioni, i social networks, ci danno molte, molte informazioni su questi argomenti. Ma fondamentalmente cosa significa studiare l'intelligenza artificiale? Quali sono le tecniche che vediamo per l'intelligenza artificiale? Beh, l'idea è di cercare di fare un po' quello che fa il nostro cervello quando analizza informazioni che riceve attraverso i nostri sensi e impara, cerca di capire come risolvere i problemi. Il fatto che ci siano, durante l'osservazione del mondo attraverso i sensi, tutta una serie di attività cerebrali fa sì che tutte le sensazioni che riceviamo vengano trasformate in conoscenza, in decisioni che dobbiamo prendere per affrontare i problemi che ci stanno circondando in quel momento e cercare di capire come risolverli nel miglior modo possibile. Non solo, ma tutte queste attività, queste esperienze che abbiamo fatto rimangono poi memorizzate in qualche modo nel nostro cervello, in modo tale che quando affrontiamo situazioni simili riprendiamo quelle esperienze, quelle memorie di esperienze, positive o negative non ha importanza, ma in base a quelle poi diventa più facile prendere la decisione successiva. Non solo, ma molto spesso noi interagiamo non usando numeri. Credo che nessuno di noi si sia messo a parlare con le persone che circondano dicendo 1, 5, 27 e basta. Quando dovete dire, ad esempio, se questa stanza ha una temperatura alta o bassa, dubito fortemente che qualcuno di noi sia andato a vedere sulla centralina che dice qual è la temperatura della stanza misurata dai sensori e dopodiché va dalla persona con cui sta parlando a dire: ah, ci sono 22,5 gradi. Uno dice soltanto fa freddo, fa caldo. Cioè noi siamo abituati a usare delle espressioni, delle parole che chi le ascolta capisce che cosa abbiamo in mente, che cosa vogliamo comunicare. Cioè, noi siamo abituati a usare delle espressioni che non sono sempre dei numeri esatti, ma il nostro cervello è in grado di processare anche queste informazioni,
mescolandole con le informazioni numeriche per creare una visione del mondo che ci circonda. Ed è questo che vogliamo simulare ancora, perché noi non vogliamo trattare solo dati numerici, noi vogliamo trattare anche queste informazioni che arricchiscono la descrizione del mondo in cui stiamo operando. E sostanzialmente quello che vogliamo fare è avere dei problemi, raccogliere le informazioni dal mondo che ci circonda, in cui dobbiamo risolvere un problema, vogliamo ragionare su queste informazioni, vogliamo ragionare sulla memoria che abbiamo accumulato su situazioni analoghe o opposte e in base a questo trovare una soluzione, trovare un approccio che ci permetta di capire il mondo che ci circonda. E abbiamo bisogno, ovviamente, mentalmente, di aggregare, anche se non lo facciamo in modo esplicito, abbiamo bisogno di aggregare queste informazioni, di crearci una visione con tutti i pezzi dell'informazione che costituiscono la conoscenza. Quindi abbiamo bisogno, in qualche modo, di rappresentare nel nostro cervello la conoscenza che stiamo costruendo, che abbiamo costruito in passato. E quando abbiamo dei problemi, abbiamo anche la necessità di ricordare le soluzioni precedenti, lavorare su quello e quindi evolvere. Quindi vogliamo anche sfruttare la capacità di evoluzione per costruire soluzioni sempre migliori, in modo tale da non essere rimasti alla ruota quadrata, ma essere arrivati alle auto più performanti, alle auto migliori dal punto di vista anche del consumo energetico, della sostenibilità, dell'impatto ambientale, dell'inquinamento e così via. Quindi sostanzialmente l'intelligenza artificiale vuole essere un insieme di tecniche che ci permettono di simulare, di riprodurre in qualche modo il funzionamento della natura e con l'obiettivo ovviamente di risolvere i problemi che ci interessa in quel momento affrontare. Per questo abbiamo bisogno non solo di uno specifico insieme di tecnologia, abbiamo bisogno di tanti fondamenti per dare una visione interdisciplinare, perché il mondo è interdisciplinare. E quindi l'obiettivo di questo corso è quello di mettere insieme i pezzi fondamentali che ci permettono poi di capire il mondo attraverso le tecniche dell'intelligenza artificiale. Quindi ci saranno aspetti di informatica, di matematica, di statistica, di fisica, perché tutto questo ci permette di raccogliere le informazioni, analizzarle, creare un modello astratto di quello che stiamo osservando e quindi trovare le soluzioni ai nostri problemi. Ma non basta. Abbiamo bisogno anche di creare il ragionamento. Ecco che quindi diventa importante l'aspetto della logica, del ragionamento proprio basato sulla logica. E però non basta, noi ci stiamo muovendo in un mondo che ha tanti aspetti diversi, non siamo delle macchine, siamo delle persone e quindi ci dobbiamo muovere in un mondo in cui c'è un'interazione tra le persone, c'è una società e quindi dobbiamo anche tener conto di tanti aspetti diversi legati, ad esempio, ad aspetti etici, filosofici, di come usare queste tecniche nel modo più appropriato per rispettare le persone, per rispettare gli altri. Come dobbiamo usare queste tecniche per rispettare la legge, giustamente, perché la legge è il fondamento che permette alla società di vivere insieme in modo equo e rispettoso. Abbiamo anche degli aspetti legati allo studio dell'impatto di queste tecnologie nel mondo del lavoro, perché non è che possiamo buttare le tecnologie nel mondo del lavoro e sperare che funzionino da sole. Dobbiamo gestire l'innovazione, dobbiamo gestire la transizione digitale nel mondo moderno. Dobbiamo fare in modo che le organizzazioni si adattino sempre di più non solo
a tutte le tecnologie digitali che ci sono stati nei decenni passati, ma che si adattino e sfruttino, usino al meglio possibile le tecniche dell'intelligenza artificiale per crescere di più, per crescere meglio. E quindi ci sono tutti questi aspetti che sono assolutamente fondamentali per creare la visione del mondo in cui l'intelligenza artificiale può realmente fare la differenza, realmente migliorare la vita dei cittadini, la vita delle aziende, dare un contributo significativo allo sviluppo economico e sociale, non solo in Italia, ma nel mondo. E quindi quali sono gli obiettivi di questo corso di laurea magistrale? Beh, noi vogliamo capire il mondo, noi vogliamo osservare il mondo, capirlo, in modo tale da poter scegliere come operare nel mondo, quali soluzioni dobbiamo andare ad utilizzare per risolvere i nostri problemi. Noi vogliamo prendere delle decisioni informate, basate non su idee, opinioni, ma vogliamo guardare quello che succede nel mondo in modo tale che le decisioni siano prese sui fatti osservati nel mondo. E ovviamente quello che vogliamo fare è cercare di trovare le soluzioni migliori possibili, migliori da tanti punti di vista, inclusi gli aspetti energetici, di sostenibilità, di impatto ambientale, di impatto sulle persone, di aspetti etici, di aspetti legali, di privacy e così via. E quello che vogliamo fare è anche garantire di integrare tutti questi aspetti attraverso l'innovazione nelle organizzazioni, imprese, istituzioni pubbliche. Scusate. E così via. Quello che quindi andremo a vedere sono una serie di tecniche fondamentali dell'intelligenza artificiale. Anche i computer a volte hanno una loro anima autonoma, infatti stavo andando davanti le slide senza che io toccassi nulla, probabilmente c'è dentro qualche cosa di intelligenza artificiale che vuole dirmi di accelerare la presentazione. Beh, quello che noi andremo a vedere in questo corso sono una serie di tecniche di intelligenza artificiale che ci permettono di estrarre la conoscenza, di ragionare, di replicare il comportamento del nostro cervello con dei modelli di reti neurali, con delle tecniche di machine learning per apprendere automaticamente dai dati dei comportamenti, con delle altre tecniche più recentemente introdotte di deep learning, in cui si usano modelli simili a quelli del cervello che sono in grado anche di capire come strutturare l'apprendimento della conoscenza e la complessità computazionale che serve a risolvere il problema in un modo più autonomo. Aspetti statistici di apprendimento, aspetti legati all'uso del linguaggio naturale, a delle definizioni non precise, come dicevamo prima, attraverso lo studio dei sistemi fuzzy, e tecniche di ottimizzazione per sistemi complessi con molti minimi e massimi, come sono ad esempio le tecniche della computazione evolutiva e tutti gli aspetti di supporto alle decisioni. Questi sono i temi più specifici relativi all'intelligenza artificiale, ma non bastano, perché noi dobbiamo osservare il mondo, prendere gli esempi dal mondo e capire come l'ambiente sta funzionando. Ed ecco perché ci servono tutta una serie di aspetti, di approcci tipici dell'area scientifica per fare questo, come tutti gli aspetti della sensoristica, dell'acquisizione e analisi dei segnali, delle immagini, tutti gli aspetti di classificazione, di approssimazione, di funzioni, di tutti gli aspetti di modellazione di sistemi, di predizione, di controllo di sistemi e anche tutti quegli aspetti relativi al quantum computing per
nel prossimo futuro, quando questi sistemi diventeranno commerciali a costi bassi, dare una spinta significativa alle capacità dell'intelligenza artificiale. Ci sono tantissime architetture oggi che anche a costo basso, anche andando a guardare di ottimizzare gli algoritmi che usiamo, possono permetterci di usare queste tecniche nella vita quotidiana. Avete tanti esempi di questo intorno a voi e se anche guardate nel vostro cellulare avete anche lì tanti esempi pratici che già oggi usano tecniche di questo genere. E poi andremo a vedere altri aspetti che integrano sempre in modo ancora più interdisciplinare le conoscenze e le competenze che abbiamo, che dobbiamo acquisire per affrontare l'uso dell'intelligenza artificiale in modo conscio nel mondo reale. Ed è per questo che andremo ad affrontare aree tipo l'etica, la legge, aspetti di privacy and di privatezza e protezione dei dati, gestione e organizzazione delle imprese, delle istituzioni guidate dai dati. Ma giusto per darvi una sensazione di quali sono le aree applicative, ho preparato alcuni esempi, ho raccolto alcuni esempi, non esaustivi, ma abbastanza tipici delle aree in cui questo corso di laurea può portarvi ad essere operativi e a fare veramente la differenza nelle soluzioni che vengono utilizzate. Partiamo dall'industria manifatturiera, tantissimi esempi nel mondo della meccanica, nel mondo della chimica, nel mondo farmaceutico, alimentare, veramente in tutte le aree in cui è necessario usare dei macchinari in modo sempre più intelligente per produrre dei prodotti. Tecniche simili possono essere utilizzate nell'ambito della produzione e distribuzione dell'energia, sia quelle rinnovabili sia quelle fossili, per avere una integrazione delle risorse energetiche che ci permettano di affrontare situazioni critiche, ma soprattutto che ci permettano di ridurre il più possibile l'impatto ambientale, andando quindi a contribuire ad alleviare tutti quei problemi di inquinamento, tutti quei problemi di impatto sul clima che oggi viviamo sempre di più. Ed è per questo che tutte queste tecniche possono essere usate anche proprio per il monitoraggio ambientale, per fornire informazioni ai decisori in modo tale che prendano delle decisioni sulla gestione dell'ambiente il più possibile oggettive, basate sulla realtà vera. E quindi potremo fare osservazioni con sensori dispersi in giro, osservazioni da satelliti, da droni, e mettere insieme tutte in queste informazioni per capire meglio la natura che ci circonda, l'ambiente naturale che ci circonda, e capire come evitare di rovinare tale ambiente, quindi preservarlo non solo per la salute dei cittadini oggi, ma anche per le generazioni future. L'agricoltura di precisione cambia l'area applicativa, ma l'idea è sempre quella di osservare il mondo e andare a creare dei modelli astratti che ci permettano di intervenire nella produzione agroalimentare nel modo più efficace possibile, minimizzando gli impatti negativi. Consumer electronics, l'elettronica di consumo, ci circonda, le televisioni intelligenti piuttosto che la domotica, piuttosto che la realtà aumentata, i visori, che saranno poi una delle soluzioni di elettronica di consumo che verrà messa sempre di più sul mercato e utilizzata nel futuro. I trasporti, sia a livello dell'automobile, sia degli aerei, dei treni, dei veicoli intelligenti, tutto questo può veramente beneficiare moltissimo anche su operazioni tradizionali di osservazione e gestione dei vari sistemi in questi trasporti, per migliorarne la qualità e ridurne l'impatto.
la sicurezza, controllo passaporti piuttosto che la videosorveglianza per evitare possibili situazioni critiche, piuttosto che, andando a pensare in grande, il supporto per la gestione intelligente delle città in modo tale da migliorare i servizi ai cittadini e migliorare anche la vivibilità dell'ambiente. Ma l'ultimo aspetto, ma ancora estremamente fondamentale per la vita delle persone, è tutto il supporto che possiamo dare all'area medica, un supporto per un'analisi rapida delle informazioni che arrivano da immagini, ecografie, TAC e altre strumentazioni di questo genere, così come tutti quei supporti per la telemedicina, piuttosto che l'analisi dei dati per le previsioni degli andamenti pandemici, piuttosto che tutti quei supporti che possiamo dare per la medicina personalizzata. Tutto questo sicuramente sta già cambiando e cambierà sempre di più la nostra vita, perché darà degli strumenti in più ai medici per aiutarci a vivere molto meglio. E con questo vi ringrazio e con questa carrellata sulle aree che voleva giusto dare un'idea di dove si può andare a fare la differenza veramente usando l'intelligenza artificiale, passo la parola al prossimo speaker. Grazie. Grazie Vincenzo. A questo punto passiamo la parola alla professoressa Causin, che è da casa e ci illustrerà i piani di studio. Adesso da qui credo che la regia ci aiuterà a cambiare focus sullo schermo. Okay. Adesso vediamo anche le tue slide, Paola, quindi... Ok. Grazie. Buongiorno. Mi chiamo Paola Causin, sono una docente di analisi numerica. Aspettiamo un secondo che alziamo un po' il tuo volume perché sei molto bassa. Dacci un attimo che dalla regia proviamo ad alzare un po' il tuo volume. Prova a parlare cortesemente. Prova. Ok, lo sentite? Grazie. Sì, grazie. Ok, buongiorno. Allora, mi chiamo Paola Causin, sono una docente di analisi numerica. E lo scopo dei prossimi minuti sarà quello di illustrarvi, almeno a grandi linee, il piano di studi del corso di laurea, laurea magistrale in intelligenza artificiale. Il corso si articola su un totale di 120 crediti didattici e si articola in macro aree, che andrò poi a dettagliarvi. Vi ricordo, ma credo lo sappiate già tutti, che un credito didattico corrisponde ad un impiego temporale medio di 25 ore, ovvero ore che sono combinate fra le lezioni che seguite, e vi ricordo che questa è un corso di laurea in presenza, e le ore che riservate al vostro studio e alla vostra formazione personale. Quindi nel percorso sono compresi 42 crediti che sono articolati in 7 corsi da 6 CFU ciascuno, che costituiscono un cosiddetto common core, cioè un ambiti di formazione che sono comuni a tutti gli studenti e che mirano a creare una conoscenza su varie discipline ritenuta indispensabile. Vi è poi un gruppo di attività caratterizzanti costituite da 36 CFU, che sono articolate su 6 corsi da 6 CFU e organizzate in 4 possibili profili applicativi, che andrò altrettanto a dettagliarvi, almeno nelle grandi linee. Ci sono poi un blocco di cosiddetti insegnamenti a scelta per 12 crediti che corrispondono grosso modo a 2 corsi da 6, a parte le eccezioni di corsi più corposi. Infine, un blocco di conoscenze linguistiche da 3 crediti e un blocco che in qualche modo accomunerei da 6 più 21 crediti finalizzato allo sviluppo della tesi di laurea diciamo nell'ambito di uno stage teorico sperimentale e questo che viene indicato qui come prova finale come la presentazione e discussione della vostra tesi di laurea a conclusione del percorso di studi. Quindi se fate la somma di tutti questi crediti trovate 120. Per quanto riguarda il percorso comune,
Questo si articola prevalentemente durante il primo dei 2 anni di studio e divide sostanzialmente in 2 macroblocchi. Un primo macroblocco che è erogato interamente durante il primo anno, che mira a fornire quelle che noi chiamiamo le advanced foundations, cioè una serie di nozioni ed elementi di background nelle aree dell'informatica, della matematica statistica e della fisica, che sono degli elementi di background avanzato e specificamente indirizzati alle conoscenze necessarie per poi acquisire le nozioni in intelligenza artificiale. C'è poi un secondo blocco che ha citato anche il professor Piuri prima, che è erogato durante il secondo anno di corso di studi, che si articola in queste sono veramente delle foundations, in elementi di organizzazione aziendale, in particolar modo di come l'artificial intelligence va ad impattare nell'ambito dell'organizzazione, dei processi dell'azienda, sia privata che pubblica, e dell'area giuridica con, come sapete, le note implicazioni sulla privacy, sulla sicurezza dei dati, che sempre sono in qualche modo connesse all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi questi, ci sono 2 grandi blocchi che costituiscono quello che poi chiamerò un common core, comune a tutti gli studenti. C'è poi la scelta di un profilo applicativo che prevede un blocco di 36 CFU, come vi dicevo prima, in 4 aree. Quindi una prima area è quella che riguarda le cosiddette applicazioni industriali ed ambientali e si concentra soprattutto nel formare una persona esperta nel controllo, nella gestione dei processi industriali manifatturieri che possono andare al controllo di qualità e al monitoraggio, anche con attenzione al tipo di monitoraggio ambientale. Quindi è un'applicazione, va a formare uno specialista in applicazioni prettamente nei processi industriali. La seconda area è la cosiddetta area dei sistemi embedded intelligenti, che spaziano da moltissime tecnologie che noi tutti utilizziamo, come l'elettronica di consumo, ad esempio i nostri cellulari, tablet, tutto ciò che riguarda questo tipo di applicazioni, che coinvolgono anche l'apparecchiatura medicale e tutto ciò che riguarda l'ambito dell'automotive, quindi tutto ciò che sta intorno al trasporto, al mezzo di trasporto. Una particolare nota dello specialista che si andrà a formare in questo ambito è quello di acquisire delle conoscenze nell'interazione uomo-macchina, che sapete ha numerose implicazioni da numerosi punti di vista. L'area 3 è l'area che riguarda l'elaborazione di segnali ed immagini. Gli ambiti principi di formazione dello specialista che va a scegliere l'area 3 sono quelle delle applicazioni ambientali e dell'healthcare. Le applicazioni ambientali concernono la raccolta e il processo dei dati tramite l'uso di intelligenza artificiale per il cosiddetto monitoraggio ambientale, che può, diciamo, essere devoluta all'osservazione della Terra, intesa ad esempio un'osservazione da satellite, come in ambito più locale, sia, diciamo, nel grande tema delle applicazioni di ambito sanitario, come supporto per le decisioni cliniche, per la diagnosi, la terapia e il monitoraggio, tutto ciò che riguarda l'imaging e il segnale biomedicale. Per finire, l'ultima area offerta dal corso laurea, l'area applicativa offerta dal corso di laurea è quella della modellizzazione di sistemi complessi e tecnologie quantistiche, ovvero nel formare una figura capace di dare una comprensione di livello avanzato di sistemi fisici complessi e di dare una elaborazione di questi sistemi tramite l'uso di intelligenza artificiale e con attenzione alle tecnologie quantistiche. Questo passa per, ad esempio, per quando avete un sistema complesso, per l'identificazione dei parametri, per la modellazione anche di tipo statistico dei processi connessi a questo tipo di sistemi. Il blocco dei 12 CFU denominati come corso a scelta sono, come vi dicevo prima, un blocco che potete scegliere e avete in questo senso libertà di scegliere fra tutti i corsi erogati dai programmi di laurea magistrale dei 3 atenei, quindi di Bicocca, Università degli Studi e di Pavia,
Poi vi farò degli esempi di possibili corsi. Chiaramente la scelta va fatta con un certo criterio di senno e di pertinenza e una particolare attenzione nel vostro caso, perché questo è abbastanza rilevante, potrebbe essere quella di scegliere dei corsi che verranno erogati nell'ambito della laurea magistrale, ho messo fra virgolette gemella, in Artificial Intelligence for Humanities, che verrà attivata non a partire dal prossimo anno accademico, che sarà il 22-23, ma dal 23-24. Ecco, vi do qualche dettaglio riguardo la scelta, scusate, riguardo la questione delle conoscenze linguistiche, che ammonta all'acquisizione di 3 CFU. Come sapete, il corso è interamente erogato in lingua inglese, nella sua interezza. Viene richiesto un livello B2 a tutti gli studenti in ingresso. Poi c'è una sorta di biforcazione per gli studenti italiani. Viene richiesto il superamento di una prova d'ateneo di lingua inglese di livello C1. Oppure, se scegliete una lingua diversa dall'inglese, una lingua comunitaria, di livello B2. Per gli studenti stranieri invece si tratta di superare una prova d'ateneo di livello B2 della lingua italiana. In entrambi i casi vi rimando al sito di Bicocca, per verificare le eventuali possibilità di esonero da questo tipo di prove se siete già in possesso dei requisiti. Chiaramente la verifica delle prove lingu della capacità linguistica viene effettuata a valle dell'erogazione di corsi di lingua, se ritenete di averne bisogno. Ecco, quest'ultima slide di presentazione, dettagliata dei crediti, vi riunisco la questione dello stage teorico-sperimentale, che può essere svolto, viene tipicamente svolto verso la fine del vostro percorso di laurea magistrale. Può essere svolto presso un'università, una delle tre università, presso un ente o un'azienda, sia pubblico che privato, in Italia o all'estero. Avete in ogni caso un docente interno che si chiama tutor universitario, e se svolgete la vostra attività di stage all'esterno sarete anche affiancati da un tutor aziendale. Allora, ho messo questi tipi di crediti insieme alla prova finale perché appunto lo stage teorico-sperimentale è dedicato alla preparazione del vostro lavoro di laurea, che deve essere un lavoro originale, scritto in lingua inglese, svolto sotto la guida di un docente universitario relatore, il quale verrà poi presentato, come sapete, diciamo, e discusso nell'ambito di una seduta di laurea. Ok, ecco, voglio fare un appunto riguardo la scelta e la presentazione del piano di studi. Nelle pagine successive andrò a presentarvi quattro piani di studi, che sono quelli consigliati rispetto alle quattro aree applicative. È, come sapete, immagino, possibile anche presentare un piano di studi personalizzato che non deve però prescindere dai requisiti obbligatori e che deve essere in ogni caso sottoposto all'approvazione della commissione piani di studio. Allora, un forte consiglio, vi consiglio in ogni caso di rivolgervi ai docenti, siamo tutti molto disponibili da questo punto di vista per avere informazioni, suggerimenti, indicazioni riguardo le vostre scelte. Questo in particolar modo se intendete presentare un piano di studi personalizzato. Quindi non partite lancia in resta senza aver chiesto un consiglio ai docenti. Ecco, allora qui vi presento le quattro aree in dettaglio e i relativi piani di studio. In ogni area vi dettaglio col colore arancio quelli che sono i corsi di Common Core, che vedrete saranno gli stessi in tutte le slide perché sono appunto comuni, sono 7 per 6, quindi 42, e si chiamano Advanced Foundations in matematica, statistica, fisica, artificial intelligence, che sono il blocco scientifico, e quello del secondo, il blocco del secondo anno appunto in data protection e organizzazione aziendale. In colore celeste ho poi indicato i corsi caratterizzanti di ciascuna area, per esempio questa è l'area delle applicazioni industriali e ambientali, chiaramente i titoli sono in lingua inglese. Allora vi lascio scorrere, vi lascio scegliere, poi avrete a vostra disposizione il manifesto degli studi, potrete ampiamente andare a consultarli. Ci sono in questo caso quattro corsi
di cui uno corposo da 12 crediti nel primo anno e poi nel secondo anno, che è più leggero perché lascia spazio anche al vostro stage e ai corsi a scelta, un corso, una scelta forchetta. Nei corsi a scelta libera potete scegliere fra uno dei suggerimenti che vi vengono proposti oppure, come abbiamo detto, cercare altrove, sempre facendo attenzione a cercare qualcosa di ragionevole. Questo secondo lucido riguarda i sistemi embedded, di nuovo i corsi Common Core, i corsi caratterizzanti, che sono diversi da quelli precedenti. Alcuni ci sono delle sovrapposizioni perché hanno senso in entrambi i percorsi, in alcuni casi sono diversi. E ad esempio alcune scelte di corsi. Potete tranquillamente, ad esempio, pescare un corso di un altro profilo. Oppure nei corsi a forchetta potete scegliere quello che non avete selezionato come corso caratterizzante. Qui c'è per la scelta per l'area 3, quindi di nuovo Common Core, caratterizzanti e Free Choices. Ad esempio qui c'è una scelta fra quattro corsi, una forchetta 4, e fra i corsi a scelta potete immaginare di selezionare uno dei corsi che non avete scelto qui. Dovete sceglierne uno di questi quattro, potete sceglierne altri due di quelli non selezionati qui. Per concludere, il percorso di modellizzazione di sistemi complessi, ci sono di nuovo i Common Core e i corsi caratterizzanti. Qui le Free Choices, ho indicato uno che veramente ho indicato io. Dopodiché, di nuovo, c'è un'ampia scelta di corsi da cui potete pescare per i vostri 12 crediti liberi. Vedete che in questo caso ci sono corsi di Quantum Information, Statistical Mechanics, Quantum Computers, mentre ad esempio nel profilo precedente avete una formazione sui physical sensors per i segnali di cui diverrete specialisti, quindi biomedici e di tipo ambientale. Nel caso del profilo 2, sono dei corsi specificamente indirizzati alle interazioni uomo-macchina, ad esempio Advanced Human Interface, Human System Interface and Domotics, e nel primo caso appunto Sensing and Vision for Industry and Environment e Monitoring and Control System. Per concludere, vi rimando per ulteriori informazioni al sito di Bicocca, che è l'ateneo sul quale è incardinato amministrativamente il corso, e in particolar modo vi rimando appunto a questo sito, che è questo che vedete qua. Vi consiglio poi di guardarlo anche a più riprese perché via via verrà popolato, e in particolar modo di consultare anche questa etichetta orientation, nella quale vedrete comparire materiale di approfondimento, le schede con i corsi e con tutto il materiale che vi servirà poi per una scelta più informata e consapevole. Va bene, allora io diciamo ho concluso la presentazione ragionevolmente breve e sintetica del piano di studi e lascio la parola al prossimo speaker. Grazie Paola. Allora inviterei la professoressa Castiglione a raggiungerci al tavolo. Adesso passiamo la parola a Isabella. Ecco, allora a me è stato chiesto di parlarvi del perché è importante studiare l'intelligenza artificiale oggi. Non so quanto tempo ho. No, sto scherzando, nel senso che davvero ci sono tantissime motivazioni, ma io vi porto dei dati numerici. Il mercato dell'intelligenza artificiale, quindi mi proietto alla fine del corso, 2024, il mercato dell'intelligenza artificiale nel mondo cresce a un CAGR, che è Compound Annual Growth Rate, è un indice di crescita annuo del 37%. Questi sono i grafici. Nel 2025 abbiamo una crescita rispetto a quest'anno del doppio. Pensate che un mercato sano è un mercato che cresce del 10%. Vale 40 miliardi di dollari, quindi è un mercato che ha un valore
molto alto e non lo dice solo il mercato, lo dicono gli investitori che guardano dove investire, i grandi investitori. Questi sono gli investimenti che sono stati fatti a partire dal 2015 nel settore dell'intelligenza artificiale. Abbiamo un raddoppio dal 2020 al 2021, sono più 108% nel settore, e l'healthcare copre un quinto di questi investimenti, quindi chi deve mettere i soldi li mette lì. Nuove companies sull'intelligenza artificiale. Ecco, queste sono le crescite delle start-up, delle nuove aziende che contribuirete sicuramente a formare, a fondare, e nelle quali noi speriamo anche a livello italiano potete dare uno shock anche a livello di mercato. Vedete il grafico, più 442 aumento di start-up che sono definite unicorno, cioè fanno più di 1 miliardo di fatturato nel settore. L'innovazione, torniamo indietro di un passaggio, che viene prima naturalmente del mercato. Questi sono i numeri dei patent, cioè dei brevetti depositati. Guardate, nel core AI, le tecnologie diciamo più importanti, siamo a un indice, si vede poco, però insomma abbiamo triplicato dal 2017 al 2018, purtroppo i database dei patents non sono aggiornatissimi, ma nel mondo siamo intorno a 10.000 tra il 2019 e il 2020. C'è un improvement anche a livello brevettuale molto importante. L'Europa sta emergendo, mentre naturalmente sono prevalenti Cina e Stati Uniti. La ricerca, torniamo indietro ancora. Ecco, queste sono le pubblicazioni negli ultimi anni, partiamo dal 1991, arriviamo al 2020, sia in ambito tecniche fondamentali, quindi lavorare sugli aspetti metodologici, sia sulle applicazioni. Abbiamo una crescita dell'85% e guardate che la ricerca in genere anticipa il mercato di circa 7-10 anni, ma nell'intelligenza artificiale le velocità sono talmente elevate che si stima l'anticipi di circa 3-4 anni. Quindi ci aspettiamo dai dati della ricerca di avere questi aumenti poi nel mondo reale, nelle applicazioni. Poi magari pensate, sono dati globali, se noi studiamo in Italia, cosa sta facendo l'Italia? Allora, l'Italia sta reagendo molto bene, perché il 56% delle aziende fa uso di intelligenza artificiale, prevalentemente è partita con l'utilizzo di chatbox, ma solo il 9% non ha interesse, il 19% ha un interesse futuro, il 20% ha stanziato del budget, il 30% ha già in corso progetti pilota, il 12% ha già implementato i progetti di intelligenza artificiale o a regime con ampia soddisfazione, l'8% è in fase di implementazione. Quindi nel panorama anche del mercato del lavoro a livello aziendale, le aziende si sono sensibilizzate e sono pronte. Io da questo punto di vista vi dico che ho un corso che lascerò poi per prendere un corso importante in questa nuova laurea, ho un corso all'ultimo semestre di applicazioni di machine learning e non ho più studenti in aula, sono tutti già assunti, infatti mi lamento perché faccio lezione praticamente in remoto. Questo è il mercato che cresce in Italia su tutte le attività, dal data mining all'estrazione di nuova conoscenza, a tutto un aspetto legato anche all'assistenza, alla robotica in tutti i settori che abbiamo toccato con i vari profili, cresce dal 30 al 16% e vale al momento 380 milioni di euro, ma siamo partiti, guardate, dal 2020-2021, siamo proiettati nel 2024 intorno al miliardo. E quello che mi piace anche ricordare è quello che sta facendo il governo, quindi non siamo soli, c'è una strategia che il governo ha varato a novembre, molto importante, allineata con la strategia europea per l'intelligenza artificiale, che promuove tutta una serie di azioni sui talenti e sulle competenze, quindi il governo italiano ha investito moltissimo per rafforzare i programmi nazionali, i dottorati, per chi voglia fare ricerca in questo settore saremo attrattivi, attrarre quindi e trattenere i ricercatori, non avrete bisogno di andare nei grandi player all'estero.
rafforzare naturalmente le competenze anche nella pubblica amministrazione, promuovere corsi e carriere nelle varie materie STEM che poi sono anche molto integrate con l'intelligenza artificiale e espandere l'intelligenza artificiale, tornando indietro nel tempo, già a partire anche dai collegamenti da un punto di vista di istituti tecnici. La ricerca ha tutta una serie di azioni, rafforzare soprattutto la ricerca in un ecosistema con l'industria, quindi già da subito noi faremo laboratori, faremo applicazioni che si integrano con le realtà del mondo real world, con aziende, con anche attività nel pubblico. Le applicazioni sono tantissime e a prova che il governo sta facendo qualcosa, ha stanziato qualcosa come 6 miliardi di euro per dare uno shock a questo paese e anche ai posti di lavoro. Poi vorrei veramente parlarvi anche della mia esperienza personale come docente, perché io in aula vivo proprio la realtà dei ragazzi come voi che studiano l'intelligenza artificiale e la applicano. Io applico nel settore della salute e ho veramente la fortuna di insegnare e anche di aver contribuito a fondare una startup, uno spin-off universitario che è fondato da ragazzi come voi che hanno studiato queste tecniche e che hanno voluto portare poi con una loro idea imprenditoriale queste attività nel mercato. Questo è possibile con i percorsi interdisciplinari che noi oggi vi proponiamo. Ma vi ho portato 3 immagini che a mio modo di vedere spiegano un po' il fascino di questa tematica che ci fa divertire lavorando. Questo è un grafico, non so se qualcuno di voi sa che cos'è, è uno dei grafici con i quali lavorerete di più, si chiama Learning Curve, e voi proverete sul campo che cosa vuol dire passare le vostre competenze, addestrare un algoritmo con tutto quello che concerne la sofferenza dell'addestramento. L'algoritmo non va, non funziona, la curva sotto è la curva di apprendimento e la curva sopra è la curva dell'errore, ma la soddisfazione che si ha quando l'algoritmo funziona, quando risponde agli addestramenti e quando poi è in grado di dare i risultati in modo affidabile, è qualcosa di molto particolare. E poi questa immagine che è quella che io chiamo la discovery, cioè quando dai dati, queste tecniche hanno la capacità di creare e di proporre delle associazioni che non sono state ipotizzate da noi, come nei modelli analitici. Ecco, quando andiamo a trovare i best predictor, altra tematica sulla quale lavoreremo molto, ecco, la fase della discovery, il fatto di dire sono emersi questi predittori nel mio modello, tornano, alcuni sono inattesi e quindi facciamo delle scoperte nuove. E questa poi è sicuramente l'immagine forse più importante, perché è l'immagine della prediction. Avrete degli strumenti che permettono di guardare, di prevedere, di dare delle previsioni che naturalmente dovranno essere affidabili, validate, ma che permettono di anticipare, di guardare anche nel futuro in qualche caso e di anticipare quelle che sono poi le metriche, le misure umane per fornire un supporto alle decisioni. Io vedo in aula anche ragazze, voglio dire che questa è una disciplina che ha anche dalla mia esperienza un grande potenziale per le ragazze. Io mi aspetto che si iscrivano numerose, senza togliere nulla naturalmente ai ragazzi. C'è una capacità multitasking e una capacità logica particolare nelle ragazze e io mi auguro veramente di trovarle numerose nei corsi di laurea. Quindi chiudo con questa immagine, perché nonostante quello che si pensi, queste sono discipline in cui il team dà sicuramente il valore aggiunto, non si lavora da soli, si lavora insieme, perché questi sono sistemi che utilizzano tanti dati e quindi abbiamo discipline diverse, persone che possono essere più competenti sull'hardware,
ci danno una mano sul software, sulla qualità del dato e ci si aiuta anche in momenti un po' di difficoltà, quando i sistemi non funzionano. Tenete conto che sono tecniche che danno applicazioni che migliorano col tempo, quindi è un superamento delle proprie prestazioni nel tempo. Vi aspetto numerose e numerosi in aula. Grazie. Grazie, grazie Isabella. Allora introduco la dottoressa Ferri, prego. Grazie. Una mano per gli slide. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Sara Ferri, lavoro all'ufficio gestione carriere del settore. Sì. Chiudo questo che si è aperto inavvertitamente. Sì. Tornare allo schermo intero. Ci riusciremo. Prima o poi. Quello sotto. Sì, sì, mouse tutto abbastanza, esatto, abbastanza sensibile. Provi con le freccine, sì, sì. Dicevo appunto che mi chiamo Sara Ferri, sono dell'ufficio gestione carriere del settore di scienze, matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano Bicocca. E sono qui appunto per parlarvi di cose molto più, diciamo, terra terra rispetto a quelle di cui abbiamo parlato finora. Come ci si iscrive al corso? Come vi iscriverete al corso? Il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence è un corso ad accesso libero, però sono richiesti appunto dei requisiti di accesso e degli step per, diciamo, passare, arrivare all'immatricolazione. Per quanto riguarda i requisiti di accesso sono innanzitutto naturalmente il avere un titolo di studio di laurea triennale o un diploma universitario di 3 anni sempre oppure un titolo estero conseguito all'estero ma riconosciuto naturalmente come considerato come idoneo per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Italia secondo l'ordinamento italiano. E poi avere nell'ambito di questa carriera diciamo aver sostenuto esami per almeno 30 crediti in una serie di settori scientifico-disciplinari che vedete qui indicati. Infine, come già diceva precedentemente la professoressa Causin, occorre la conoscenza della lingua inglese ad un livello almeno pari al B2. Perché appunto il corso è erogato in lingua inglese, quindi naturalmente occorre avere una buona conoscenza della lingua per partecipare alle attività previste. I candidati interessati dovranno, oltre a dopo aver presentato una domanda di valutazione della carriera, sostenere un colloquio di valutazione, un colloquio durante il quale appunto verrà verificata l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Il colloquio però può essere anche evitato, diciamo così, si può essere esonerati dal colloquio se i candidati, che sono in possesso naturalmente dei requisiti che abbiamo visto prima, abbiano conseguito il titolo di laurea triennale con almeno un voto di 100 su 110, oppure abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale in una delle classi di laurea che vedete qui elencate. Naturalmente tutto questo adesso ve lo sto facendo vedere in modo abbastanza veloce, ma poi lo trovate tutto sul sito di Ateneo nella pagina relativa appunto al corso di studi di Artificial Intelligence. Per quanto riguarda la presentazione della domanda di valutazione della carriera, sono state previste 2 finestre temporali. La prima è riservata agli studenti che hanno conseguito il titolo già oppure che lo conseguiranno entro il 23 dicembre del 2022 e in questo caso la finestra, il periodo di presentazione è stato ripartito in 2 tranche, diciamo così, dal 16 al 30 giugno, quindi gli studenti, i candidati che presenteranno la domanda fra il 16 e il 30 giugno avranno il colloquio il 6 luglio alle 9.30, mentre coloro che presenteranno la domanda dal 1 luglio al 9 settembre faranno il colloquio il 19 di settembre, sempre alle 9.30. I colloqui, non l'abbiamo scritto qui, ma si svolgeranno in teleconferenza, quindi da remoto. La seconda finestra, invece,
è riservata agli studenti che non hanno appunto ancora conseguito il titolo e che prevedono di conseguirlo entro il 28 febbraio del 2023. Scusate. Il periodo di presentazione di questa seconda finestra sarà a gennaio, dal 10 al 27 gennaio, e il colloquio sarà l'8 febbraio 2023, sempre alle 9.30. Come si fa a presentare la domanda di valutazione della carriera? Dovrete andare sulla piattaforma di Ateneo in segreteria online, che appunto trovate a questo link. Tutte le informazioni, diciamo, noi abbiamo pubblicato anche un tutorial sulla pagina del corso per guidarvi proprio passo passo nella presentazione della domanda, quindi potete trovare lì tutte le informazioni che vi servono. Per quanto riguarda, durante la presentazione della domanda dovrete allegare alcuni documenti. Se avete già conseguito il titolo, dovrete allegare il titolo appunto di laurea conseguito con l'autocertificazione del titolo di laurea conseguito, con l'elenco di tutti gli esami sostenuti, comprensivi di voti, crediti, data degli esami e settori scientifico-disciplinari. Se non lo avete ancora conseguito, allegherete l'autocertificazione di iscrizione al corso di laurea XY presso l'Università Z, anche quella con l'elenco di tutti gli esami sostenuti e delle caratteristiche che dicevo prima. Inoltre dovrete allegare anche una certificazione di lingua di livello almeno pari al B2, una certificazione esterna se l'avete ottenuta presso enti certificatori esterni, oppure in alternativa potete potete dichiarare, quindi allegare, di aver ottenuto l'Open Badge rilasciato da Milano Bicocca, dall'Università di Milano Bicocca, oppure il Placement Test rilasciato dall'Università Statale di Milano, oppure ancora un attestato rilasciato dal Centro Linguistico dell'Università di Pavia. Nel caso non abbiate nessuna di queste, non abbiate diciamo soddisfatto il requisito con nessuna di queste attestazioni, potete allegare semplicemente un'autocertificazione scritta proprio anche di vostro pugno, in cui dichiarate di non avere appunto ancora alcuna certificazione di lingua e chiedete di poter sostenere la prova di lingua presso l'Università di Milano Bicocca. Noi poi verrete poi contattati perché in collaborazione con la Segreteria di Lingue vi iscriveremo noi alla prova prima, diciamo, del colloquio, perché i requisiti di accesso devono essere appunto soddisfatti, diciamo, prima, entro la data del colloquio. Una volta fatto il colloquio, sostenuto il colloquio e aver ottenuto, diciamo, l'ammissione, essere stato dichiarato ammesso, noi pubblicheremo l'elenco degli ammessi sempre nella pagina del sito riferita appunto, dedicata al corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence, pochi giorni dopo la data dei colloqui, e l'immatricolazione potrà avvenire dal giorno stesso in cui la lista degli ammessi sarà stata pubblicata fino al 28 di ottobre per quanto riguarda la prima finestra, mentre per la seconda finestra, sempre dal giorno in cui viene pubblicata la lista degli ammessi, entro il 7 marzo del 2023. E infine, appunto, i contatti, diciamo, la Segreteria Studenti, che è l'ufficio, meglio, gestione carriere del settore di scienze, che è quello appunto in cui lavoro, si occupa delle questioni, diciamo, più amministrative relative alla carriera dello studente, quindi dalle procedure di ammissione che vi ho appena illustrato, alle immatricolazioni o rinnovo iscrizione per gli studenti già iscritti negli anni precedenti, la presentazione del piano di studi, il rilascio di certificazioni, i trasferimenti in ingresso e in uscita, fino ad arrivare al conseguimento del titolo al termine della carriera. Mentre la segreteria didattica è la segreteria che si occupa invece degli aspetti appunto più legati alla didattica, quindi calendario esami, orari lezioni, le delibere di riconoscimento esami, gli studenti che hanno una carriera pregressa o che entrano con trasferimento
devono naturalmente, avrà per il trasferimento il riconoscimento viene fatto d'ufficio, per le altre categorie, gli studenti rinunciatari o decaduti, saranno gli studenti che dovranno chiedere il riconoscimento della precarriera pregressa e le segreterie didattiche, la segreteria didattica di questo corso, in questo caso, provvederà a valutare la carriera pregressa e a emettere una delibera di riconoscimento degli esami sostenuti. I link che abbiamo indicato qui sono quelli appunto che portano direttamente il primo alla pagina del corso che anche la professoressa Causin vi ha fatto vedere prima e il secondo vi porta direttamente dentro la, la card in cui potete trovare le iscrizioni, le istruzioni per le modalità di ammissione e il tutorial di cui vi parlavo prima. Ecco, queste sono un po' le informazioni in breve. Ecco, se avete domande, naturalmente siamo qui. Ok, grazie a tutti. Allora, adesso aprirei la sezione delle domande e risposte. Ci aiuterà la nostra collega per le domande che saranno da casa. Alcune penso che già raccolte. Ok, posto. Benissimo. Allora, ci sono due ragazzi che possono raccogliere le domande qui in sala. Intanto io propongo alcune domande già arrivate appunto da coloro che stanno seguendo in streaming. Innanzitutto ci chiedono se ci sarà una presentazione in inglese. E dunque, posso dire già che il 21 giugno molto probabilmente ci sarà una presentazione anche in inglese, ma verranno date tutte le informazioni sul sito Unimib, ovviamente. E poi ci chiedono appunto se le lezioni di questa nuova laurea magistrale saranno necessariamente da seguire, quindi se sono obbligatorie. E soprattutto ce lo chiedono degli studenti lavoratori. Gli stessi studenti lavoratori chiedono se e come potrà essere svolto lo stage per loro che hanno delle necessità particolari. In che cosa consiste, ci viene chiesto da casa. No, una alla volta, okay. Se no io me li dimentico, non ho una memoria così ferrea. Okay. Partiamo da quella artificiale è molto meglio. Allora, la prima domanda è la frequenza alle attività didattiche. Non abbiamo una frequenza obbligatoria, ma è caldamente consigliata nell'ordine delle varie attività che vengono fatte, perché una cosa è studiare sui libri, una cosa è poter partecipare e interagire con i vari docenti, capire l'essenza dei problemi, degli aspetti che vengono presentati nei vari insegnamenti, partecipare alle esercitazioni, perché anche queste sono importanti, sono parte integrante della formazione, del corso. Le esercitazioni non sono una ripetizione fatta a più basso livello, magari più pratica, di quello che viene fatto durante le lezioni. Sono un'integrazione stretta delle lezioni che fa vedere come la teoria si traduce nella pratica e siccome poi bisogna arrivare nella realtà a realizzare delle soluzioni, chiaramente sapere come applicare la teoria, teorema bellissimo, ma se poi non so usarlo, non ho provato ad usarlo con le attività di esercitazione, è chiaro che diventa impossibile arrivare in fondo bene, facilmente, rapidamente al percorso formativo, ma soprattutto diventa estremamente difficile arrivare poi a fare la differenza nel mondo del lavoro e quindi a poter essere produttivi, a trovare opportunità di impiego che siano reali, appetibili e che siano di soddisfazione per ciascuno. La stessa cosa si applica ovviamente alle attività nei laboratori, soprattutto se queste attività nei laboratori sono attività che utilizzano delle strumentazioni specifiche, perché non potete avere delle strumentazioni complesse a casa da provare. E anche queste attività integrano in un modo fondamentale la parte delle lezioni frontali. Quindi è caldamente raconsigliato
il partecipare a tutte le attività del corso di laurea. Bene. Dunque, i ragazzi chiedono... Lo stage. Sì, lo stage. Questa sono riuscita a ricordarmi. Oltre a quello che stava dicendo, chiedevano quindi se ci saranno anche delle lezioni online. Il corso è in presenza, non è un corso telematico. Il corso non è offerto come corso a distanza. Tutti i nostri atenei hanno dovuto fare attività didattiche a distanza a causa della pandemia, chiaramente. Ma noi non siamo delle università telematiche e quindi i corsi sono in presenza. Bene. Per quanto riguarda invece il colloquio di accesso... Beh, ovviamente sperando che non ci siano altri problemi di pandemia. Stavo assumendo con quest'estate stiamo uscendo, non mi è consentito fare gli scongiuri in un modo visibile per questioni di serietà professionale. Poi l'altro era lo stage per quelli che lavorano. Lo stage è un'attività, come dicevamo prima, che serve a preparare sperimentalmente l'attività di tesi, quindi è la parte più sperimentale. E poi ci sono tutte le attività di studio, di preparazione teorica, di preparazione poi anche del documento finale di tesi, del documento della tesi di laurea. Tutte queste attività ovviamente devono essere organizzate in modo tale da portarvi a fare una parte di studio, interagendo anche con il docente che vi segue per la laurea, e un'attività di sperimentazione pratica, perché si tratta di realizzare le soluzioni e per questo dipende poi da qual è il tema specifico che si va ad affrontare. Ci saranno dei momenti in cui sarà necessario anche andare a fare l'attività di stage presso i laboratori degli Atenei, se si è scelto questa come attività di stage nell'ambito della scelta del tema specifico di tesi, oppure in azienda se si è scelto una soluzione di questo tipo. Quello che vorrei chiarire è che lo stage non è una parte autonoma rispetto alla tesi di laurea, è un pacco unico, per cui quello che si deve fare è si sceglie un'area in cui si vuole studiare, approfondire anche sperimentalmente, si interagisce con i vari docenti che si occupano di quelle tematiche, si cerca un tema per la tesi di laurea parlando con i docenti di quell'area. Una volta identificato il tema, si tratta di organizzare il lavoro, che prevederà una parte di studio, di approfondimento, di conoscenza dello stato dell'arte nel settore specifico, prevederà una parte di studio degli algoritmi, sperimentazione, studio degli approcci di intelligenza artificiale per quell'applicazione, per quel settore teorico specifico, dipende poi qual è il tipo di tesi che andate a fare, e poi si tratta di andare a fare la parte sperimentale nell'ambito dello stage in laboratorio. Ma diciamo il come dipenderà dal tema che si è andati a scegliere, potrà essere in un laboratorio universitario dei nostri tre Atenei, può essere all'estero, se questa è la scelta che volete fare, potrebbe essere in un'azienda, ma questo verrà concordato direttamente con il tutor che vi segue, col docente che vi segue nell'ambito della tesi. Per cui non c'è una risposta unica, perché lì si tratta di una scelta specifica in funzione della tesi che uno fa. Sempre sulla frequenza, le lezioni dove si terranno, visto che il corso è interateneo? Allora, le lezioni si terranno un semestre a Milano e un semestre a Pavia.
Quando saremo a Milano saremo a Bicocca per un po' di giorni e per un altro po' di giorni alla statale a Città Studi. Bene. Per quanto riguarda l'accesso al corso, chiedono in che cosa... Ah, scusi, dimenticavo. Nel secondo anno dovremo stabilire dove andare a fare, non l'abbiamo ancora fatto, comunque sarà tra Milano e Pavia, vedremo come organizzarci e ovviamente per la tesi non c'è una sede, ma dipende da qual è il docente con cui farete la tesi e quindi si tratta di concordare con quel docente poi dove fare l'attività più sperimentale. Pardon. Per quanto riguarda l'accesso al corso, in che cosa consiste il colloquio? Nella tortura, ovviamente. No, scherzo. Se qualcun altro vuole rispondere, prego. Il colloquio fondamentalmente è mirato a cercare di capire se oltre ad aver coperto quel numero minimo di crediti che sono dei 30 crediti che sono stati citati prima in quegli ambiti specifici, se avete acquisito, si tratta di valutare se avete acquisito globalmente nell'ambito di quei crediti perché magari avete seguito qualche altra attività formativa in precedenza che vi porta ad avere quella base minima sufficientemente solida per capire quello di cui si parla nell'ambito della tesi. Quindi è un colloquio di questo tipo. Dunque, visto che abbiamo già fatto tante domande, ce ne sono ancora che vengono da casa, che provengono da chi segue lo streaming. Se qualcuno qui in aula volesse alzare la mano... Potete magari... anche lanciare aeroplanini, se avete della carta. Cercherò di scansarmi. Una cosa che mi sarebbe piaciuto capire è il confronto con la laurea magistrale in informatica, perché cosa mi offre in più questo corso rispetto alla magistrale in informatica scegliendo i corsi di Artificial Intelligence? Allora, io rispondo in generale, non specificatamente per i singoli corsi di laurea di ciascuno dei nostri tre atenei, anche alla statale abbiamo un corso di laurea in informatica, così come c'è a Pavia, ci sono dei corsi dell'area dell'informazione. L'obiettivo di questo corso di laurea di intelligenza artificiale non è di entrare nei dettagli, nelle competenze specifiche tipiche di un informatico o di un ingegnere informatico. Basi di dati, sistemi operativi o sistemi informativi, tutti vari aspetti avanzati, problematiche di sicurezza, per questo corso di laurea sono delle commodity. È come l'acqua, la luce, il gas. Noi non entreremo a studiare questi aspetti. Noi ci focalizzeremo su tutto lo spettro tecnologico interdisciplinare dell'intelligenza artificiale, che in un corso di laurea di informatica non riesce a entrare. Questa è la differenza fondamentale. Nei corsi di laurea, io insegno un corso di intelligenza artificiale alla Università degli Studi di Milano, alla Statale, in quei corsi di laurea si insegnano alcuni aspetti, ma non lo spettro interdisciplinare completo di tutto il bagaglio che serve per essere realmente efficaci nel mondo del lavoro, nell'area dell'intelligenza artificiale. Questa è la differenza fondamentale. Posso aggiungere? Prego, assolutamente. Volevo aggiungere un'informazione, anche se devo fare degli esempi. Io insegno di là lo stesso corso, diciamo, faccio applicazioni nel settore del care, che posso fare di qua, c'è una differenza sostanziale. Nel corso di laurea informatica, quando parliamo di imaging medicale, lavoriamo sulle immagini già acquisite, quindi lavoriamo su immagini anche nel non visibile, radiografie eccetera, ma partiamo dall'immagine numerica, aspetti assolutamente legati allo sviluppo.
In questo corso noi andiamo a integrare l'aspetto di sensore da cui deriva il dato, che è sostanziale per fare la differenza nei modelli, ve lo dico per esperienza, all'aspetto poi di sistema, diciamo, di modello. Quindi, per fare degli esempi, nell'ambiente o nella salute, abbiamo dati che non vengono rilevati in tabelle, ma da apparecchiature molto complesse a livello di proprio sensore e di dato acquisito, per cui è importante avere delle conoscenze anche di tipo fisico o hardware per migliorare moltissimo gli aspetti poi che sono prevalenti di modellizzazione. Quindi volevo fare un esempio, come se fare un esempio generale, in informatica si partisse dalle immagini dirette acquisite da un telefonino, in questa laurea si applicano anche tutti gli aspetti pre-immagine o post-immagine a livello di tecnologie, che sono quelli che poi possono fare il salto di qualità nei sistemi, imparare a pulire l'informazione che deriva da aspetti fisici. Non so se ho potuto... Perfetto. Io volevo fare una domanda di tipo più pratico. Dato che il corso di laurea si ambienta su due sedi, quindi Milano-Pavia, è prevista qualche agevolazione relativa ai trasporti nel caso uno alloggiasse in una delle due città? Sì, esattamente come abbiamo fatto per la laurea triennale, ci sarà di intelligenza artificiale che è organizzata dagli stessi tre atenei. Anche per questo corso di laurea ci saranno delle agevolazioni sui trasporti. I dettagli verranno resi pubblici appena possibile. Propongo una domanda che viene dal web, da chi è online. Ci chiedono: gli esami saranno puramente teorici o sono previsti anche progetti pratici? È un mix. Nel senso che ogni insegnamento prevederà delle modalità per svolgere l'esame più adatte allo specifico insegnamento, che includeranno anche progetti, attività in laboratorio, tutta una serie di opportunità per approfondire non solo gli aspetti teorici, ma anche per approfondire gli aspetti pratici di uso di queste tecnologie. Ecco. È già stato chiarito comunque una domanda sempre per l'accesso. Non era chiarissimo, forse dalle slide qualcuno si è perso qualche passaggio, rispetto a quale competenza di inglese viene richiesta in accesso, cioè il B2, il C1, poi magari se volete dare qualche indicazione. Ah. Il mio funziona. Oppure spenga il suo e così posso. Ok. Niente, la competenza in ingresso è quella del B2, nella lingua inglese a livello B2, che può essere appunto, come dicevo prima, dimostrata attraverso le varie attestazioni, o diciamo così, di cui ho parlato prima, cioè o una certificazione esterna rilasciata da un ente certificatore esterno, oppure l'open badge rilasciato da Milano Bicocca, oppure le altre due attestazioni rilasciate dall'Università degli Studi di Milano, il placement test, o l'attestato rilasciato dal centro linguistico dell'Università di Pavia, oppure, cosa che ho dimenticato prima, avere conseguito una laurea interamente o parzialmente, in buona parte, diciamo, erogata in inglese. Con queste tre, diciamo, possibilità, il requisito di accesso viene soddisfatto. Se però, come dicevo prima, non avete nessuna di queste attestazioni, potete svolgere la prova di lingua qui in Bicocca, allegando alla domanda di valutazione della carriera un'autocertificazione in cui dite di voler fare questo, non avendo attestazioni esterne, di voler sostenere la prova di lingua all'Università di Milano Bicocca. C'è una domanda in sala? A livello di prerequisiti, c'è qualche linguaggio di programmazione in particolare che sarebbe meglio sapere?
No, nel senso che poi durante gli insegnamenti tipicamente andremo a usare Python o altri analoghi, però se uno ha un minimo di competenze di programmazione, alla fine non ci vuole molto a passare a uno di questi linguaggi. Se necessario organizzeremo anche qualche attività formativa aggiuntiva oltre l'orario delle lezioni, se per caso qualcuno ha qualche problema e vuole provare a sperimentare in un laboratorio questo tipo di linguaggi. Comunque, a proposito delle, diciamo, dei, volevo aggiungere una cosa a proposito della missione. Non preoccupatevi di trascrivere tutte le informazioni in questo momento, perché poi sul sito trovate tutte le informazioni specifiche, tutti i casi specifici che potete utilizzare. Prego. Volevo solo aggiungere che forse lo studente, la persona che ha posto la domanda faceva riferimento alle ulteriori conoscenze linguistiche, perché, di cui vi ha parlato prima la professoressa Causin, perché appunto nel percorso di studio sono previsti 3 crediti di ulteriori conoscenze linguistiche che, per quanto riguarda gli stranieri, richiedono una prova di italiano di livello B2, mentre per gli italiani richiedono o una prova di conoscenza della lingua inglese di livello C1, visto che il B2 è già richiesto per l'ingresso, oppure una prova di B2, di livello B2 per una delle altre lingue della comunità europea, francese, tedesco o spagnolo. E ci possiamo limitare a queste 3 lingue soltanto perché questi sono i corsi che i nostri atenei offrono. Mi dicono che non ci sono altre domande, ovviamente se ne avete altre, questo è il momento di alzare la mano. Ok, allora direi conclusa la giornata di oggi, grazie a tutti. Approfitto per ringraziare anche tutte le persone che hanno lavorato a questo evento, hanno lavorato alla laurea, che sono presenti qui e che sono presenti a casa, che non sono presenti, anche tutti quelli che non sono presenti. Grazie a tutti. Tenete d'occhio il sito. Volevo solo aggiungere una cosa, ovviamente se per caso vi viene qualche ulteriore dubbio, volete qualche ulteriore chiarimento, c'è quell'indirizzo di posta elettronica che potete contattare chiaramente per porre queste domande e poi pian piano sul sito verranno anche messe le risposte alle domande più frequenti. Grazie a tutti, arrivederci.